Un'esperienza unica diventata un racconto. Henry De Luca, scrittore partenopeo, ha presentato il suo romanzo Se i delfini venissero in aiuto in Villa Lanzara a Sarno nell'ambito della 7ª edizione del Sarno Film Festival. L'esperienza è quella vissuta sulla nave di Medici Senza Frontiere, un viaggio per raccontare dall'Africa all'Italia quali e quanti sono gli interventi a favore dei migranti che cercano una nuova strada, un nuovo inizio. In un paese diverso, lontano. Pescatori di vite, così li ha definiti De Luca durante la kermesse del cortometraggio sui diritti costituzionali realizzata dall'associazione Il Cantiere dell'Alternativa, che ha come tema storie di migranti. Molto interessanti le parole di De Luca, che ha detto tra l'altro: l'uomo è migrante, non c'è verso, neanche la pena di morte sarebbe sufficiente a bloccare i flussi migratori. C'è la tua affermazione, il mar Mediterraneo è solo una strada di collegamento, nient'altro. Una via liquida, i gracche e lefta, dice Omero, e gli possiamo credere, insomma, è la migliore definizione del Mediterraneo, del resto è evidente, insomma, noi abbiamo ricevuto la civiltà dal Mediterraneo, non l'abbiamo fabbricata noi, l'abbiamo assorbita. Ecco, ma nel passato abbiamo ricevuto la civiltà, adesso stiamo ricevendo l'inciviltà da parte nostra nei confronti di chi ha bisogno. Ma noi stiamo facendo un'azione di respingimento, di rifiuto, che non serve a niente, cioè non serve a contenere i flussi migratori che non possono essere materialmente contenuti, e neanche la pena di morte sarebbe sufficiente perché la affrontano già e in proporzioni massicce. Dunque stiamo cercando semplicemente di fare voltare la testa dall'altra parte e fare resistenza passiva quando non resistenza criminale, insomma, robaccia, non sì, serve a niente. Noi siamo meridionali, tu sei napoletano, vero? Sì. Eppure noi siamo di quelli che abbiamo sempre amato accogliere l'ospite, ma siamo cambiati naturalmente, siamo cambiati dentro, che sta succedendo? Ma io non credo che siamo cambiati, io credo che in questo paese, siccome sappiamo che ci sono arrivati, ci risiedono 3,5 milioni di nuovi residenti, dunque evidentemente questo paese ha assorbito in maniera positiva e produttiva questa nuova presenza, questi viaggiatori. E poi se ti aggiri al piano terra della società vedi che ci sono un mucchio di persone che di fronte, faccia a faccia, poi si comportano come si deve. Siamo mediterranei, continuiamo a rimanere mediterranei. Lo straniero è semplicemente una condizione di passaggio. Noi siamo stati stranieri in un recente passato. Noi siamo stati stranieri, siamo stati costretti a essere stranieri, e però insomma, rispetto al secolo scorso noi siamo stati accolti molto meglio e abbiamo viaggiato molto meglio di come. Guardando il film, ascoltando De Luca, Henry De Luca, mi è venuto in mente un mio ritorno da Lipari. In un tramonto eccezionale, un tramonto così bello che non lo dimentico, insomma il mare era veramente di tutti i colori, di un rosa, rosso, insomma è veramente una cosa che mi è rimasta negli occhi. E poi noi ci perdiamo appresso i nostri piccoli privilegi, piccolissimi privilegi, cioè, e quindi basta, cioè, insomma, noi abbiamo un'Europa dove ci sono più di 450 milioni di abitanti e l'immigrazione rappresenta l'1,2%. Penso che ci sia spazio per tutti. Successo, un successo del Sarno Film Festival, un successo del Cantiere dell'Alternativa che è arrivato fino al 7º anno con questo progetto culturale, e poi Henry De Luca, che dire. De Luca che è emozionato e commosso, e nell'intervista io ho notato che Henry si è commosso, gli brillavano gli occhi. Sì, e soprattutto l'abbinamento di un libro ad un film testimonia che appunto l'impegno non è fatto solo sulla carta, c'è anche la prova provata, come ama dire lui, che il suo non è assolutamente un impegno di facciata.